come penso molti di voi ricordino, quando gli apostoli si accorsero che c'erano delle esigenze all'interno delle prime comunità, perché le vedove straniere erano trascurate rispetto alle vedove che abitavano a Gerusalemme o comunque che erano di etnia giudaica, radunarono la comunità e chiesero di scegliere fra i tanti 7 uomini pieni di Spirito Santo perché potessero servire alle mense e occuparsi dei problemi pratico-organizzativi e di carità. Cosicché scelsero 7 uomini pieni di Spirito Santo, fra cui c'erano anche Filippo, di cui si parla oggi nella prima lettura, e Stefano, che poi diventò Santo Stefano. Apparentemente, da quello che si evince da questa pagina a cui accennavo poc'anzi degli Atti degli Apostoli, sembrerebbe che i 7 avrebbero dovuto occuparsi soltanto delle mense o degli aspetti pratico-organizzativi, amministrativi della comunità. Invece, a sorpresa, troviamo Filippo che cammina, si muove, evangelizza, converte, battezza. Un'attività che di per sé avrebbe dovuto essere propria degli apostoli, ma si vede che nella compagine del gruppo degli apostoli era prevalsa l'idea di incaricare tutti quanti di predicare il Vangelo dovunque e con chiunque. Difatti Filippo andò a predicare il Vangelo niente meno in Samaria, perché ha, diciamo, il sapore della eccezionalità questa predicazione in Samaria, perché i samaritani sembravano ebrei, avevano un'altra religione, erano tornati dalla schiavitù di Babilonia e avevano come Bibbia soltanto i primi 5 libri, gli altri libri della Bibbia come se non esistessero. Rimasero separati da Gerusalemme. Neanche a scorticarlo vivo un samaritano sarebbe andato a Gerusalemme ad adorare Dio nel Tempio di Gerusalemme, perché come sappiamo dal Vangelo di San Giovanni, tra i giudei e i samaritani non c'erano buoni rapporti. Figuratevi che quando un qualsiasi uomo o donna, in modo particolare le comitive, dovevano spostarsi da Gerusalemme verso la Galilea, che era al nord, o dalla Galilea verso Gerusalemme, facevano un giro più lungo per non passare attraverso i samaritani. Non si potevano aprire, non si potevano sopportare. Ruppe questa consuetudine proprio lo stesso Gesù, fermandosi su un pozzo e dialogando con una donna samaritana, non solo samaritana, quindi disprezzata dagli altri ebrei, ma per giunta donna, e non solo donna, ma per giunta peccatrice. Tant'è vero che quando Gesù volle sprovarla, le disse: vai a chiamare tuo marito. E lei con sincerità rispose: non ho un marito.
E Gesù precisò: hai detto bene che non hai marito, perché fino ad ora ne hai avuti 5 e quello con cui stai in questo momento non è tuo marito. Quindi Gesù aveva già evangelizzato una donna, la quale, vedendo che Gesù aveva scoperto il tenore di vita che conduceva, si meravigliò, lasciò la brocca con l'acqua che era venuta a prendere dal pozzo e andò a riferire ai suoi concittadini che aveva incontrato il Messia. Quindi c'era un precedente. Per giunta Gesù aveva, come dire, rimproverato 2 dei suoi apostoli, Giacomo e Giovanni, che erano fratelli, perché siccome i samaritani non li avevano voluti ricevere, perché erano diretti verso Gerusalemme, dissero a Gesù: voi che preghiamo Dio che faccia scendere un fuoco dal cielo per incenerire tutta questa gentaglia? E Gesù rispose che non era il caso di indire queste preghiere, anzi li rimproverò e da quel giorno li chiamò figli del tuono, cioè presi da nervosismo, poco sereni nello spirito. Filippo, illuminato dallo Spirito Santo, andò in Samaria, cominciò a evangelizzare e la gente entusiasta, la gente contenta, la gente che si convertiva, la gente che veniva battezzata. E Filippo stava in mezzo alla gente, operando miracoli, guardando i malati, confortando chi aveva bisogno di conforto, guarendo gli indemoniati, un esempio grandioso di comunicazione e di capacità di stare in mezzo al popolo, in mezzo, diciamo così, alla gente. È importante che noi come cristiani, come seguaci di Cristo, siamo in grado e siamo capaci di rimanere in mezzo alla gente anche, io direi soprattutto, specialmente a quelli più scarsi di noi. La differenza tra i veri cristiani e i veri discepoli di Cristo e coloro che invece lo sono in maniera sbagliata non consiste nel fatto che i veri discepoli di Cristo sono quelli che frequentano la Chiesa e i falsi discepoli sono quelli che non la frequentano, ma consiste nel fatto che i veri discepoli di Cristo non hanno timore di stare insieme e di fare amicizia anche con gente più scadente sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale e così via di seguito. Perdonatemi se faccio degli esempi un po' specifici che possono anche ferire qualcuno, però tanto per capirci. Quando io sono passato come parroco dalla Magione ai Decollati, quanti e quanti dell'alta società, quanti e quanti uomini di cultura, io sono fra l'altro un uomo di cultura, ci siamo, mi dicevano: ti verremo a trovare, la nostra amicizia deve continuare, dobbiamo continuare le attività che facevamo, le avete viste voi e neanche io. La maggior parte della gente di un certo livello sociale, culturale o economico, da quando sono ai Decollati, non li ho visti quasi più, mai. Perché esiste anche all'interno delle comunità cristiane una specie di velo
una specie di separé che divide, che fa le caste, che fa... Noi ci meravigliamo degli indiani che hanno le caste o non consentono a gente di determinati livelli sociali di sposarsi o di avere a che fare con gente di più modesti livelli sociali, però sottilmente, in maniera larvata, anche tra di noi ci sono questo tipo di differenze. Mi costa che diverse persone non frequentano la chiesa dei decollati perché ci sono presenti nell'assemblea della messa troppi poveri. Dovremmo sentirci onorati. Gesù non è che stava nel Tempio con gli intellettuali, con i sacerdoti, con i dottori della legge. Ebbe a che fare anche con loro, ma per lo più perché lo aggredivano, lo contrastavano, parlavano male di lui, facevano di tutto tendendogli tranelli per farlo cadere in contraddizione e per mostrare che era falsa la sua predicazione. Ma in genere Gesù stava con i poveri, con i bambini, con i samaritani, con i lebbrosi, con le donne. Direte voi, con le donne. Cioè, per noi uomini del giorno d'oggi siamo abituati a vedere nelle chiese più donne che uomini, ma a quel tempo non era così. Al tempo di Gesù le donne non erano neanche obbligate a frequentare la sinagoga il giorno del sabato. In genere erano gli uomini che riempivano le sinagoghe, erano loro che leggevano le letture o, se volevano, le commentavano. Le donne o restavano in casa o, se venivano, si sedevano, stavano zitte e ascoltavano. Quando gli apostoli videro che Gesù conversava, diciamo amorevolmente più che gentilmente, con una donna di Samaria, si meravigliavano che Gesù parlasse con una donna, ma non perché pensavano male nel senso sentimentale, si meravigliavano che Gesù, grande maestro, grande rabbi, uomo sapiente, si abbassasse a parlare, a discutere e ad ascoltare una donna. Ma qua ci siamo. L'insegnamento del Vangelo è chiaro, limpido. Siamo noi che ancora dopo 2000 anni abbiamo i nostri fumi nella testa. Abbiamo le nostre chissime, abbiamo l'idea che, scusate la parola siciliana, ma siamo tutte siciliane, abbiamo l'idea che dobbiamo sciculiare con quelli che se la passano bene, con quelli che possono aiutarci, con quelli che possono favorirci, con quelli che in un certo senso ci possono fare crescere di importanza per stare nella società. Filippo non ragionava così. Filippo predicava, aiutava i poveri, stava con loro, guariva i malati. Questo è il compito della Chiesa. Molti si meravigliano che Papa Francesco abbia tanti nemici, e più tempo passa più gliene arrivano nemici, ma tanti. Oggi ho letto un articolo addirittura di vescovi cattolici, però di rito bizantino, come quelli della Martorana e di Piana degli Albanelli, che hanno scritto un documento contro di lui che fa rabbrividire. Ci siamo. Il vero motivo non è di carattere dottrinale, addirittura qualcuno ha osato pensare che Papa Francesco
non conosce la filosofia e la teologia perché è un papa, diciamo così, di modeste capacità intellettuali. Ma li hanno letto le sue encicliche? Ma ci stanno attenti ai suoi discorsi? Papa Francesco è di una profondità di pensiero eccezionale, di una capacità analitica di leggere gli avvenimenti della storia che stupisce perfino le menti più eccelse. Il vero motivo è perché Papa Francesco ama i poveri, e ci sono perfino vescovi e cardinali che non amano i poveri, amano le ricchezze, il lusso, il fasto, i vestiti belli, le chiese meravigliose e stupende. Scusate se sono più chiaro. Gli affari di carattere economico, i traffici. E siccome proprio Francesco è contrario a queste cose, giustamente non è un papa adatto, non è un papa. Benedetto il Signore che oggi, in questo nostro mondo, ci ha dato questo padre, papa, che forse a quest'ora è in udienza con Zelensky, chi lo sa, dice che ha un piano per poter, diciamo così, ottenere la pace. Speriamo, preghiamoci, applichiamo questa Santa Messa proprio perché finalmente la modestia e la capacità di stare alla mano con questo Papa bisogna che abbia dei risultati più evidenti, più efficaci e più accettabili da tutti.